Ma dopo San Benedetto comunque ci siamo rimasti un po' male perché sapevamo quanto la gente ci tenesse a vincere quella partita. Però dopo San Benedetto abbiamo subito resettato e pensare a questa qui che possiamo dire che è già un play-out. Ma sinceramente i risultati li abbiamo accolti bene anche perché noi sappiamo che comunque dobbiamo andare a Fano a fare la nostra partita, indipendentemente dai risultati degli altri. È ovvio che sarà una partita tosta, difficile, ma dobbiamo andare lì con le giuste motivazioni, con la giusta cattiveria, grinta e cercare di portare a casa un risultato che sia la vittoria. Noi sicuramente andremo lì per vincere, perché sappiamo che la vittoria è fondamentale, quindi dobbiamo pensare solo ad andare lì a fare il risultato. Sta a noi adesso dare il 100% e cercare di fare una prestazione ai massimi livelli. Ma io spero di dare il mio contributo segnando sicuramente, facendo sicuramente gol, però ripeto, se non sono io a segnare, sicuramente ci sarà qualcun altro che proverà a portare la squadra in vantaggio e a far sì che noi portiamo a casa i 3 punti. Sicuramente dispiace perché sappiamo che Sasà è un giocatore importante e sicuramente ci stava dando una mano e ci avrebbe dato anche in queste partite finali. Purtroppo si è beccato questa squalifica e quindi dovremo fare a meno di lui, ma ci saranno sicuramente altre persone che ci daranno una mano sicuramente.